Oggi volevo parlarvi di quello che si tende a dire è il pasto più importante della giornata, la colazione. Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul canale Health Me Foodie, sono Pasquale, sono un nutrition and lifestyle coach e su questo canale mi occupo di ricette sane, di consigli su cambiare lo stile di vita e anche su consigli nutrizionali come in questo video. Per cui se siete nuovi sul canale, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate la campanella per ricevere nuove notifiche. Se i miei video mi piacciono, lasciate anche un pollice in su e farete contento sia me che il cane, che in questo momento non è qui con me, ma che sta sul divano a crogiolarsi sotto le coperte, mentre io no. Comunque, come sempre vi ricordo che ho anche una pagina Facebook e una pagina Instagram sulla quale potete trovare le foto dei piatti che preparo e anche il mio sito internet www.healthmefood.com dove trovate la lista dei servizi che offro. Naturalmente spero di non annoiarvi col mio piccolo impercettibile accento calabro irlandese, per cui cominciamo. Sì, cominciamo. Naturalmente prima di cominciare è ovvio dire che una sana alimentazione non è solo la colazione, ma sono tutti i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, e anche se seguite i miei video, i due snack, uno al mattino e uno al pomeriggio, che io consiglio sempre di fare per mantenere i livelli di zucchero bilanciati e stabili a livello del nostro flusso sanguigno. Pianificare una colazione non è solo appunto essere sani, ma vuol dire anche dare al nostro organismo la possibilità di avere le energie necessarie per proseguire durante la giornata con le attività, che possono essere attività lavorative, attività sportive o semplicemente stare come il mio cane, crogiolarsi sul divano. Comunque, una colazione buona ci vuole. Quello che consiglio sempre è di non fare sempre la stessa colazione, anche se vi piace, perché a lungo andare potrebbe essere che vi scocciate di fare un qualcosa che di per sé è salutare. E poi passiate successivamente a delle abitudini un po' meno sane, magari mangiate merendine o prodotti confezionati che in realtà di buono non hanno proprio niente, neanche il sapore. Se poi il vostro piano nutrizionale a partire da colazione è fatto per perdere peso, in questo caso vi consiglio prima di rivolgervi a un esperto del settore, come può essere il vostro dietista, dietologo, nutrizionista o un esperto di nutrizione o in prima battuta anche al vostro medico di base che vi può dare anche degli ottimi consigli di base appunto per cominciare a stare a fare un'alimentazione molto più sana e più equilibrata. Io per esempio la mattina di energia ne ho abbastanza, sia perché dormo con il sedere del cane in faccia e quindi non vedo l'ora di alzarmi perché lui è un fetente e vuole dormire per forza con me. Oppure anche perché facendo un'alimentazione più sana e più equilibrata, diciamo, ho delle energie in più da spendere che, insomma, in realtà vorrei stare nel letto, devo dire la verità, però mi devo alzare, non so che fare, aiutatemi voi. Secondo me una cosa fondamentale per la colazione deve essere pianificata in maniera tale da dare al nostro organismo un senso di sazietà, prima di tutto. Un giusto apporto calorico e un giusto apporto di nutrienti. Queste tre cose secondo me devono essere bilanciate affinché arriviamo al nostro snack o se non avete voglia di farlo, anche se in questo caso mi state un po' sulle scatole, che dovete fare lo snack, è quello comunque di portarvi al pasto successivo senza delle crisi di fame o scarsa energia o comunque anche la sensazione semplice di che ci manchi qualcosa. Io di solito consiglio sempre di fare una colazione in cui ci sono almeno 18-19 grammi di proteine, perché prima di tutto danno un senso di sazietà che dura più a lungo e poi comunque forniscono all'organismo una buona base energetica. Poi potete abbinare le vostre proteine, come per esempio una colazione potrebbe essere un uovo, con una fetta di pane integrale. È un pomodoro e in questo modo avete, diciamo, bilanciato un po' la vostra colazione al mattino, avete dato al vostro organismo dei nutrienti di qualità. Logicamente anche i tipi di cottura influiscono sulla qualità della colazione che state facendo. Quello che solitamente faccio per me, e questo può essere anche il mio consiglio, è di prepararvi come base energetica un centrifugato di verdure che molta gente non fa perché
La spremuta di frutta sembra molto più bella e guarda con sospetto la spremuta di verdura, ma i centrifugati sono buonissimi. Alcune verdure hanno dei sapori particolari e molto, molto delicati anche se centrifugati. Io per esempio la mattina nel mio centrifugato solitamente metto la carota, il sedano e la barbabietola rossa e poi magari aggiungo un frutto come può essere del succo di pompelmo, del succo d'arancia o una mela e un pizzico di zenzero. Trovate lo zenzero, la radice di zenzero intera, la sbucciate, la mettete nella centrifuga e avete una carica di vitamine e di minerali che durante il resto della giornata molto probabilmente non riuscireste ad avere. Sicuramente mancherete della fibra alimentare che dà anche un senso di sazietà, ma essendo la verdura non ricca di zucchero assolutamente, non avrete dei problemi di picchi glicemici. Poi, come dicevo prima, a questa spremuta di verdure abbino una parte proteica, come possono essere delle uova o una scatoletta di tonno, una parte carboidrati, tipo una fetta di pane integrale, e poi magari la parte grassa la metto o con un po' di olio d'oliva sulla verdura oppure in altro modo. Una seconda colazione, secondo me ideale, è che una di quelle che faccio io è abbinare magari un frutto con uno yogurt intero, non zuccherato, e magari un pugno di noci o di semi misti. In questo modo avrete, diciamo, sia la parte proteica, la parte grassa, la parte di carboidrati che è un po' il frutto e un po' anche i zuccheri naturali presenti all'interno dello yogurt. E anche in questo modo avrete una colazione bilanciata che vi porterà, diciamo, al passo successivo senza avere la sensazione di fame. Una terza opzione potrebbe essere prepararsi dei pancake in casa, non quelli già pronti perché sono pieni di schifezze, a cui potete aggiungere uno strato di burro di arachidi o burro di mandorle e magari abbinare anche in questo caso il centrifugato, come vi dicevo prima. Secondo me, facendo in questo modo avrete più energie, più voglia di fare e vi alzerete anche più consapevoli del fatto che avete un modo migliore e più energetico di affrontare la giornata. E poi potrete lasciare i piatti da lavare a vostra moglie o alla vostra fidanzata. Se vivete da soli, in bocca al lupo. Poi non vorrei sembrare noioso, dico sempre le stesse cose, ma nel fine settimana concedetevi tranquillamente il vostro treat, il vostro premietto, facendo magari una colazione come faccio io qui a finlandese, col bacon, le uova, la salsiccia, il pomodoro arrostito, i fagioli. Perché, come ho sempre detto, fare dei pasti sani ed equilibrati durante il resto della settimana non viene influenzato poi se fate un'eccezione durante il resto della settimana, una volta a settimana. Logicamente non la fate tutti i giorni, non vi sentite in colpa. Come sempre, il mio consiglio è di seguire sempre dei piani alimentari che siano ben equilibrati, ben bilanciati. Almeno all'inizio fatevi seguire da un buon dietologo nutrizionista, un nutrizionista, un esperto della nutrizione o chiedete consiglio al vostro medico. Come sempre, non vorrei risultare noioso, ma vi consiglio di evitare tutti quei prodotti a colazione che contengono eccesso di zuccheri, eccesso di grassi, come possono essere i prodotti confezionati, appunto biscotti, merendine. Più naturalmente mangiate, più gli ingredienti che utilizzate sono naturali e non processati, e migliore sarà anche la vostra salute. Non pensate alla colazione come un pasto nutritivo, ma pensatelo anche come uno dei modi in cui vi vorrete tenere in forma e sani. Mi dispiace se questo video è un po' corto e anche un po', diciamo, aleatorio. In realtà avevo in mente di fare altro. Purtroppo ho avuto un problema, diciamo, in famiglia, allora ho dovuto fare tutto all'ultimo minuto, non ho avuto tempo di fare il video che ero intenzionato a fare. Comunque, se siete interessati, i prossimi video aprirò due nuove linee, diciamo così, due nuove playlist. In una parlerò degli ortaggi, delle verdure in generale, prenderò una verdura a video, la analizzerò insieme a voi, vi spiegherò quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi. Vi andrò anche a presentare diversi modi per poterle cucinare in maniera sana, perché molte volte prendiamo qualcosa che è molto sano e lo trasformiamo nella cosa più insana possibile. E per cui il primo video sulle verdure sarà sullo sedano rapa, che sembra più un gioco di parole che non una verdura, ma è molto buono e vi darò anche dei consigli,
su come cucinarlo in maniera strana. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, di cliccare il pollice in su e di guardare i video fino alla fine, perché altrimenti non salgo nelle ricerche su internet, su YouTube. Vi ricordo ancora che ho la pagina Facebook e la pagina Instagram in cui pubblico le foto dei miei piatti, e se avete consigli da darmi sul canale, su come giro i video, sono totalmente inesperto, ho cominciato da pochissimo, per cui apprezzerei moltissimo anche delle critiche molto negative, perché mi aiuteranno a crescere, mi aiuteranno anche a darvi dei contenuti un po' più di qualità. Per cui per oggi è tutto, vi lascio col mio motto, eat well, eat well e smile, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!